Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, stasera video make-up. Per questo trucco mi sono ispirata al trucco che aveva come si chiama? Melanie C nel primo album delle Spice Girl. Con questo video chiudo tra virgolette la serie sui trucchi delle Spice di questo album. Se vi interessa, vi lascio i link degli altri trucchi. Ho fatto per questa serie Spice anche i trucchi dell'ultimo album, il Greatest Hits, che uscì qualche Natale fa, e se vi interessa qua vi lascio i 5 trucchi. Probabilmente la prossima volta che avrò voglia di truccarmi da Spice Girl, probabilmente ricreerò, sì, non si può sentire, comunque, il trucco che avevano nel secondo album Spice World. Yeah. Sto impazzendo. Comunque, il trucco di stasera è molto facile, è molto semplice, è una sfumatura di marrone molto naturale con una linea di matita nera e un marrone sotto, con le labbra rosse ma applicate in modo leggero e non eccessivo, quindi non è un rosso ma è un rosso naturale. Spero che questo video vi possa essere utile, vi possa piacere. Ora vi lascio la visione della realizzazione del trucco, spero che vi piaccia e se vi va continuate a vedere il video. Ciao! Allora, ho già creato la base e truccato un occhio. Sulla base ho già fatto contouring, highlighting, anche il fardo sulle guance e ho sistemato anche le sopracciglia. Mi sono portata avanti con il lavoro praticamente. Quindi insieme andremo a truccare il secondo occhio e facciamo le labbra. Chiedo scusa per il rossore di quest'occhio, ma non so perché mi sono svegliata stamattina con questa vena non carinissima nell'occhio. Comunque, prima cosa che vado a fare, spero di essere a fuoco, vado a mettere l'eye primer di Debbie su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Questa frangetta che cresce inesorabilmente dà un fastidio. È arrivata a quella lunghezza che è insopportabile. Spero che l'inquadratura vada bene. Ho cercato un'altra posizione, altre cose, altre posizioni per poter inquadrare meglio. Comunque, ok. La prima cosa che vado a prendere. Allora, sempre la stessa valette, il marrone sta praticamente agli sgoccioli, ma lo voglio, mi serve. Lo vado a prendere con il solito applicatore in spugna. Allora, lo inizio a portare con maggiore intensità all'attaccatura delle ciglia. Intensifico il tratto porto leggermente in alto con l'applicatorino. Dopodiché prendo il pennello da sfumatura di Kiko e inizio a sfumare leggermente il tratto sopra. Quando più o meno è sfumatino, riprendo il marrone della palette, lo intingo semplicemente con il pennello da sfumatura e sfumo salendo, semplice, con movimenti molto delicati per creare una sfumatura molto naturale, come se l'occhio non fosse truccato con ombretti, e arrivo praticamente quasi sotto al sopracciglio. Concentro un po' di sfumatura anche qua all'angolo per dare profondità allo sguardo. Vado a controllare che
le sfumature siano simili, altrimenti aggiungo un altro po' di colore. Dopodiché riprendo l'applicatore e il marrone e intensifico l'arcata in questo modo. Con un pennello dalle setole morbide e un color panna chiaro, il solito, che ha il buco ma non vuole finire, vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare, ma mi spingo fino a dove più o meno ho sfumato il marrone. Ne aggiungo giusto un altro po' sotto sotto il sopracciglio. Poi prendo una matita nera e traccio una linea di eyeliner che parta più o meno, dal qui, arrivi perfettamente all'angolo, ma non si alza con nessuna linguetta, tranne che vado leggermente a spessire il tratto nella parte finale per creare questo effetto. L'occhio non viene liftato da una linguetta, ma dal tratto leggermente più grosso. Allora, sporco le ciglia, l'attaccatura delle ciglia. Oddio, ho guardato la luce. Sto morendo, non vedo più niente. Arrivati alla fine, allora mi alzo leggermente e a piccoli tratti unisco con la linea principale. Vado a controllare che le due linee siano simili, più o meno sì, e rifinisco. Prendo una matita marrone, questa è più che altro un bronzo, ma mi serve giusto per contornare leggermente la parte inferiore dell'occhio. E sfumo anche con il dito. All'interno vado a mettere un beige chiaro e, visto che io il mascara ce l'avevo da stamattina, aggiungerò soltanto alcune passate del Top Coat, quello con le fibrette di Kiko, che dovrei andare anche a ricomprare. Comunque abbondo con il mascara. Ok, gli occhi sono finiti, ora vado a prendere una, vado a fare le labbra. Prima di tutto prendo una matita che è diventata molto piccina, è un color carne. Avevo un po' di burro di cacao. Ok, faccio il contorno e coloro anche l'interno, quindi vado a fare tutta la base. Dopodiché prendo un rossetto rosso, questo era di Pupa, era di mia sorella, ci ho scavato il fondino e me lo sono fregato perché mi piaceva il colore, e un pennellino da labbra, e lo appoggio mi trucco le labbra con una sola passata abbastanza precisa. L'effetto che voglio ricreare è di un labbro quasi non truccato. Dopo che ho dato la passata, stacco una velina che mi servirà dopo dal fazzoletto e stampo le labbra sul fazzoletto per togliere l'eccesso. Dopodiché lavoro il prodotto con un dito
e fisso il tutto usando la velina e la cipria. Prendo la cipria con il piumino, appoggio la velina sulle labbra e tampono la cipria. Vado a ridefinire i contorni sempre con il pennellino e un po' di rossetto. Dopodiché prendo il correttore che ho usato per le imperfezioni, quindi un color carne, e un pennellino dalle setole semirigide. Questo è un po' sporco perché l'ho utilizzato per la base, e vado a definire in modo netto e a ripulire il contorno delle labbra per fare un lavoro bello pulito. Come ultimo passaggio vado a mettere una matita trasparente nel contorno, così per assicurare che non mi sbavi, anche se con questa tecnica, visto che il prodotto è molto, è giusto un velo di colore, è difficile che vada a sbavare, ma non si sa mai. Il trucco per questa sera è finito, devo ancora sistemarmi i capelli, non so come li farò, non ho idea questa sera. Vabbè, comunque, almeno il trucco l'abbiamo fatto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!